Allora, il Movimento 5 Stelle boccerà questa delibera, magari il consigliere De Priamo, il proponente, è uno dei pochi che non è a conoscenza del lavoro dell'assessorato relativo agli sgomberi delle case occupate ERP, per questo insomma ci definisce amici degli occupanti abusivi, quindi insomma lo informo e colgo l'occasione anche per informare che l'assessorato allo stesso modo è in costante confronto con la Regione proprio per cercare di utilizzare al meglio e soprattutto per chi ne ha diritto i fondi erogati dalla Regione stessa. Inoltre vogliamo aggiungere che le delibere obsolete di cui si parla in questa delibera sono comunque rimangono migliori di quella proposta oggi, perché almeno prevedono un percorso di tipo sociale che qui non è assolutamente previsto per nuclei che hanno addirittura 5.000 euro di reddito annui. Inoltre faccio presente al proponente che i 5 anni di residenzialità non sono un criterio di punteggio, ma sono una discriminante, quindi questo bonus non va a chi è a Roma da meno di 5 anni. Questo per precisare, insomma, che come stanno i fatti. Grazie.